questo molto, capello molto corto. Elegante. Tu hai fatto la frangetta? Sì. Molto Mercoledì Adams, eh? Sì. Bello. Potevamo pensarci, vedi? Sì. Facevo anche il balletto. Facevamo il balletto. Prossimo. Allora, abbiamo dedicato a te questa entrata con una canzone particolare dove si dice, no, che è un po' nel nostro karma cambiare pelle tante volte. Io diciamo che ho esagerato. No, perché? È nel senso che ho avuto tante vite, veramente tantissime, tanti mestieri, professioni diverse. Avvocato, politico. Sono stato avvocato, dottore di ricerca. Poi ho fatto politica e ho fatto un po' tutto, no? Dal parlamentare al ministro, capogruppo, ho avuto incarichi sul territorio, poi improvvisamente ho cambiato, ho fatto l'opinionista televisiva, poi sono diventata una conduttrice. Quindi sei anche sposata e anche sei sposata. Una mamma. Ti consideri realizzata al 100%? O dobbiamo aspettarci un altro giro di ruota? Un altro giro di ruota. Perché la vita è questa! Bisogna avere il coraggio di osare. Però... la cosa migliore che io abbia fatto nella vita è mia figlia Gea. Cioè la cosa migliore, la cosa che mi è riuscita meglio è la mamma. Ed è forse il ruolo al quale tengo di più, assolutamente. Certo, e dire anche che è il ruolo che ti è riuscito meglio, insomma, vuol dire avere una grande consapevolezza, una grande sicurezza in se stessi. Sì, perché io sono molto mamma, cosa inattesa per tutti. A cominciare dai miei genitori, alle mie sorelle, pensavano, sai, questa donna in carriera, un po' egoista... Invece quando già è nata io ho centrato gli obiettivi, le priorità. Cioè ho capito che anche l'ambizione forse andava ridotta del 50%, perché nella mia vita c'era qualcosa di più profondo, di più importante, lei, e quindi la sua vita. Per cui ho rinunciato a molto e devo dire che lei è stata molto utile per me, perché ho avuto anni complessi, anni molto difficili e devo tanto al suo sorriso. Quindi grazie Gea, so che mi sta vedendo. Facciamo un passo indietro, torniamo a un momento molto speciale del tuo percorso professionale e politico di allora, perché tu qui in queste immagini adesso arrivano, stai giurando davanti al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, stavi assumendo appunto il ruolo di Ministra per le politiche agricole. Se tu adesso, insomma, a distanza di 10 anni, dovessi dare un voto a questa classe politica? All'attuale? Diciamo che non è cambiata molto, nel senso, diciamo negli ultimi 10 anni sempre questa è più o meno, sì, diciamo, al di là di chi è adesso al governo. C'è un elemento molto bello di questa classe politica, che finalmente c'è una donna a capo del governo. E poiché io dico sempre, lo dico anche alla mia bimba, che noi, tutto sommato, sogniamo ciò che vediamo. Giorgia Meloni è una speranza per tutte le donne del paese, soprattutto per quelle piccine, perché volere è potere, cioè io ce la posso fare, posso farcela ad arrivare lì, in un paese che tendenzialmente è maschilista. Quindi, diciamo, 10 all'elezione di una donna presidente del Consiglio, la classe politica in generale può fare qualcosa in più, 6 più. Anche dare un po' più spazio a tutte le altre donne. Beh, direi, perché non ne bastano 2 o 3 che al Parlamento. Adesso vediamo un altro firmato, dove tu fai un altro giuramento. Sì. Ok. Dichiaro ufficialmente, irrevocabilmente, chiusa la mia carriera politica. E non posso. Da questo momento in poi, nello studio di quelli che è il calcio, dichiaro solennemente aperta la mia professione nel mondo dello spettacolo. Firma. L'ha fatto! Che pazzi, Luca e Paolo! Luca e Paolo sono riusciti nell'impresa. Però io mi chiedo, tuo marito, che è un importante invece esponente, sì, della parte opposta, per chi quei pochi a casa che ancora non lo sapessero, tu ministra per uno schieramento, lui ministro per lo schieramento opposto, come l'ha presa la tua entrata nel mondo dello spettacolo e della televisione? Allora, lui è felicissimo, perché chiaramente io sono una mamma più disponibile, guardo le donne in studio, una donna più disponibile, una moglie più disponibile, quindi lui è molto felice. È stato molto preoccupato in ansia quando ho fatto Ballando, perché lui diceva, tu sei capace di litigare con la giuria e non so che cosa può succedere davanti a tanti milioni di italiani e potresti cadere non sapendo ballare. Quindi diciamo, tranne quella parentesi di preoccupazione per la mia performance, lui è molto felice. Però rispetta le mie scelte, cioè se io domani mattina tornassi in politica per lui sarebbe uguale. C'è questa possibilità? No, al momento no. Hai giurato, Ho giurato. Davanti a tutti gli italiani. Ho giurato. Voglio farti ascoltare questa però famosa... Però tutto si prescrive, occhio, per la giustizia. Ah, già parliamo di prescrizione. Beh, scusa, sono un avvocato. Hai capito. Quindi firmo sapendo che c'è la prescrizione.
ascoltiamo questa famosa canzone di Gabber, perché a casa vostra, insomma, un piccolo compromesso storico sì. è accaduto e sta continuando. La mandiamo. Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra. Non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. Wow, wow. Sempre di sinistra. Ma cos'è la destra? È vero. Cos'è allora, la se vogliamo sinistra? Giocare a che cosa è di destra e cosa è di sinistra. Diciamo che anche quando la sfiga non c'è, la sinistra è abbastanza brava. Sì, sì, a tirarsela. A farsi ma del male. Ma questa è la colonna sonora di casa mia, eh. Cioè, proprio che cos'è la destra e cos'è la sinistra a casa mia, è perfetto. Quindi... E come si decide che una cosa è di uno schieramento o dell'altro? Ci sono delle cose che secondo me... Tipo. Sì, vai. La seconda serata in TV è di destra o di sinistra? Destra. I messaggi vocali sono di destra o sinistra? È complicato, però io direi di destra, perché io li mando tantissimo. Mio marito li detesta e lui è di sinistra, quindi io direi che sono di destra. Però in realtà sono donna. Perché noi facciamo la spesa, mentre facciamo la spesa teniamo la bambina per mano, leggiamo un copione, un articolo, una cosa, devi rispondere al messaggio e fai il vocale. Quindi... Io direi che sono di sinistra perché si parla tanto. La curcuma è di destra o di sinistra? Molto di sinistra. È molto di sinistra, sono d'accordo. Il correttore illuminante per il contorno occhi è di destra o sinistra? Destra. La campana tibetana? Sinistra. Le fotografie sui piatti, no, dei piatti che vanno molto di moda sui social. Centro. Abbiamo tirato fuori esiste il terzo polo che non abbiamo ancora capito, però esiste. Il padel è di destra o di sinistra? Assolutamente destra. Totalmente. Il tennis è più di sinistra. Sono d'accordo. Il crossfit invece? No, è di sinistra. Io ti direi che è di destra il crossfit. Non mi sa di sinistra. Lo you can eat? Sinistra? No, è di destra. Secondo me per no. Per quando serve sinistra. Si va al risparmio. È di destra. La frigge... io la difendo da destra. Continuo a difenderla. La friggitrice ad aria. È molto di destra. Il materasso in memory foam? È molto di sinistra. Sì? Sì. Ma io ho il marito di sinistra. E quindi tu sai che è di sinistra. Scusate, ho la patente. La pericena. La pericena sarebbe di destra, ma è diventata molto di sinistra, dipende da dove lo fai. Bravo. Se lo fai in un posto super Perfetto. Chic o in un posto più country. È vero. Che ormai nel country c'è più la destra. No, appunto. L'extension, di destra o di sinistra? Di cattivo gusto, ma di destra. L'epilatore a luce pulsata? Molto di destra. Oggettivamente di destra. L'incenso al cardamomo? Molto di sinistra. E invece, venendo agli argomenti un po' più seri, insomma, sì. che toccano anche la nostra vita, il Me Too è una battaglia che dovrebbe impugnare chi? Tutti. E ti dico sinceramente, principalmente gli uomini. Perché noi continuiamo a fare battaglie a difesa delle donne, noi donne, e rischiamo di parlare fra di noi. Certo. Mi piacerebbe tanto vedere dei testimonial maschi, finalmente, su queste battaglie. Invece mi pare sempre che il maschio tendenzialmente giri la testa dall'altra parte alcune volte. Quindi vorrei vedere alcune battaglie sul Me Too, sulla violenza femminile, a difesa delle donne, del ruolo delle donne, fatte finalmente dagli uomini e non sempre da noi donne. Sono molto d'accordo con te. E queste sono, che riportiamo adesso nell'Edwell, sono alcune dichiarazioni rilasciate in questi giorni da alcune attrici. Queste sono riportate da Repubblica, ma poi sono uscite ovunque. Margherita La Terza ha dichiarato sul set: un produttore mi ha toccato e umiliato. Alice Arcuri, per un no devi subire micro vendette, il teatro è un mondo molto maschilista, eccetera, eccetera. Da avvocato, quindi, mi sembra di capire che tu prenderesti sul serio queste denunce. Guarda, io le prenderei sempre sul serio perché io vorrei che le persone denunciassero. Spesso si ha paura di denunciare per il pregiudizio che si subisce, per il giudizio che si subisce. E quindi tu subisci una violenza due volte. La prima volta da chi te l'ha fatta, la seconda volta da chi non ti crede. Chiaramente non amo nemmeno alcune scorciatoie che però poi ti portano a dire colpa dell'altro. Perché ognuno di noi, quando assume delle decisioni e decide di frequentare alcuni
posti deve anche comprendere i rischi di quello che fa. Io penso che un ruolo fondamentale oggi siano le famiglie, che si sono molto perse, cioè le ragazze, i ragazzi sono molto poco seguiti rispetto a prima, quindi è facile che si incorra in un rischio enorme nel vivere la quotidianità, nel fare un mestiere, nell'andare in discoteca. Comunque tutto quello che hai fatto vedere in quell'articolo di giornali sono cose di cui bisogna parlare, anche in trasmissioni come questa, per non dimenticare. Donna, certo, da donna di spettacolo invece apriresti un caso MeToo nella politica? Lo prenderesti sul serio? Sì, lo prenderei sul serio. Lo prenderei sul serio perché io ho la doppia visione. Esatto. Ed è vero che c'è un pregiudizio nei confronti della donna. Una donna bella in politica porta sempre quello a guardarti in un modo diverso, a farti un'attenzione diversa, ad avere un atteggiamento equivoco. E devi purtroppo mascherare sempre la tua femminilità per essere credibile. Io l'ho fatto per tanti anni, io ho nascosto l'annunzia donna, che questo mi impediva di essere un politico credibile. Poi quando ho cambiato mestiere mi sono resa conto dell'errore enorme che stavo compiendo, che quando noi donne ci trasformiamo e quindi diventiamo dei maschiacci, siamo non rispettate due volte, da donna e da finto maschiaccio. Quindi il consiglio che do a qualsiasi donna è di essere se stessa sempre e comunque, esaltando la propria femminilità. Sta per tornare Ciao Maschio. Già delle edizioni precedenti hanno segnato il passo a questo programma. Tra l'altro hai fatto delle scelte che mi sono anche piaciute molto rispetto a chi lasciare il commento femminile, cioè a Drusilla e le Karma B. Rivediamo alcuni momenti del tuo programma. Benvenuti a Ciao Maschio, dove gli uomini si spogliano in TV. Hai paura delle donne? Io? No, ho rispetto. Leggere il pensiero delle donne non è un superpotere, è un miracolo. Come far pensare i maschi, d'altra parte, hai ragione. Ti è capitato che qualcuno abbia un po' abusato della tua tenerezza? Sono i cretini che qualche volta non hanno capito cosa vuol dire essere tenero e cercano di abusarne o di approfittarne. E lì basta mettere un stop e si devono fermare. Ma mi sa che pure in amore sei un po' immobile però, eh? È da un po' che sono single per legittima difesa, perché... No. Questa sera è qui Gigi D'Alessio Live! Non dirgli mai, spegni il fuoco che brucia dentro te e nascondi quegli occhi rossi se pensi a me. Capito di questi uomini? Ma diciamo che ho avuto tante conferme su questi uomini, fondamentalmente. Una cosa strana che succede, tu sai che come ingaggio all'inizio dell'intervista io chiedo ad ognuno di loro di definirsi con tre aggettivi. Sì. Puntualmente scelgono tre aggettivi positivi. Cioè, ma com'è possibile? I maschi non hanno difetti. Allora io dico, ma mi dovreste dire un aggettivo negativo? Certo. E ti dicono un aggettivo tipo diplomatico. Ma che negatività è diplomatico? Quindi questa è una cosa che non mi aspettavo. Anche l'insicurezza nell'autodefinirsi, cambiano continuamente aggettivi. Cioè vedi maschi alfa che magari ti richiamano mille volte, dice no guarda ci ho ripensato, l'aggettivo è dolce, e cambiano idea. Quindi questa è la cosa proprio che mi ha stupito. Secondo te le donne si descriverebbero in maniera più... Secondo me le donne partirebbero dal difetto. Ti dico la verità, io se dovessi definirmi adesso, la prima cosa che direi è che sono una lunatica, cioè che sono una che va sulle montagne russe, come dice mio marito caratterialmente, un giorno sono sulla luna e un giorno sono a terra negli inferi. Invece il maschio tende un po' a nascondersi e quindi a dire i pregi e mai i difetti. Forse è una cosa che dovremmo però imparare anche noi. Forse sì, essere in un po' più furbe. In bocca al lupo, Nunzia, il 21 di gennaio torna Ciao Maschio in seconda serata, non perdetevelo! Sì, sì, grazie. Grazie. Grazie.